Neutralità climatica, green economy, transizione ecologica. Anno dopo anno la nostra enciclopedia si amplia, specchio di una società che cambia, di un mondo che cambia, ma non sempre in meglio. E a ognuna di queste parole sono legati dei target che oggi più che mai sembrano scandire la durata di vita della nostra Terra. Proprio così, quanto tempo il pianeta ha ancora a disposizione? Non c'è più tempo da perdere, su questo sono tutti d'accordo. Ecco perché la COP26 che si terrà a Glasgow il prossimo novembre rappresenterà a tutti gli effetti l'ultima spiaggia per dare alla nostra Terra una seconda opportunità. Senza dimenticare poi i grandi capisaldi dell'economia circolare e delle energie rinnovabili come motore verde del processo di transizione ecologica. Questi temi al centro della tavola rotonda organizzata in occasione della presentazione dell'ultimo libro pubblicato da Edo Ronchi, Le sfide della transizione ecologica, un vero e proprio appello a un sistema politico-economico da rinnovare nella sua totalità. Dovremmo prendere maggiore consapevolezza che la transizione ecologica, come dice la parola stessa, è un grande cambiamento epocale. Servirebbe un quadro più organico delle politiche climatiche e delle politiche per il cambiamento verso l'economia circolare. Tuttavia le risorse e le riforme avviate hanno un certo peso e potranno rimettere in movimento iniziative importanti. Puntiamo sui risultati, in particolare sull'incremento delle fonti rinnovabili, sul fatto che questo ecobonus, oltre a moltiplicare i cantieri, abbia anche efficacia nel migliorare le performance energetiche degli edifici. Per ora la partenza è un po' timida, diciamo. E per un'Italia che anche se a rilento avanza verso la transizione ecologica, c'è un sud che non può perdere l'occasione di svolta, specie la Campania, che ora ha la possibilità di trasformare le sue debolezze e croniche emergenze in punti di forza. Una sfida che corre su due binari paralleli, la tutela delle risorse naturali e i green jobs per i giovani. La Campania ha una grande opportunità con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma soprattutto come regione del sud, di candidarsi a essere il capofila di grandi progetti che vanno finalmente nella direzione della neutralità climatica e dell'abbattimento delle emissioni. Bisogna investire perché questo può portare lavoro per i giovani utilizzando le nostre risorse naturali in modo intelligente. La regione Campania, che è stata al centro di, e lo è ancora purtroppo, di elementi di negatività che hanno caratterizzato gli ultimi 15 anni, terra dei fuochi, il tema delle bonifiche, partendo da questi punti di sofferenza ci sono le condizioni per poter creare una svolta radicale sul tema della riconversione ecologica. E sarà proprio una svolta radicale quella da costruire nei prossimi due anni. 2023 infatti è l'anno che la Campania pone come limite entro il quale chiudere il ciclo dei rifiuti in regione, rafforzando non solo il sistema di raccolta differenziata, ma soprattutto implementando il comparto impiantistico così da evitare che i rifiuti viaggino verso altre regioni. Sul PNRR però ancora qualche incertezza. Servirà più dialogo tra il governo e i territori. Il nostro obiettivo è arrivare a dicembre 2023 con un incremento impiantistico che consente di chiudere il ciclo dei rifiuti nel territorio regionale e di chiudere con il trasferimento fuori regione di qualunque frazione, di qualunque tipologia. Questo significa incrementare ulteriormente la raccolta differenziata, implementare e potenziare la funzionalità degli STIR, cioè gli impianti di tovagliatura, che dovranno servire anche a biostabilizzare la frazione umida e a separare alcune frazioni merceologiche dalla frazione secca per diminuire i conferimenti al termovalorizzatore di Acerra. Un programma ambizioso, devo dire che al momento non posso registrare un giudizio positivo sulla gestione del PNRR perché c'è ancora troppo centralismo nei ministeri e poco dialogo con i territori.